Dall'1 al 5 agosto torni al Festival della Torre, un appuntamento ormai consolidato per Cava dei Tirreni che quest'anno però apre e varca i confini di Cava dei Tirreni verso Cetara e Vietri. Sì, quest'anno siamo arrivati alla 29ª edizione, quindi fa pensare a quanto è lungo questo festival, con questa novità della costiera amalfitana, l'apertura verso la costiera di Vietri sul mare e Cetara. E grazie agli assessori Giovanni De Simone di Vietri e la dottoressa Angela Speranza di Cetara si sono veramente prodigate affinché questo nostro festival possa varcare i confini della città di Cava. Ogni anno ci avete abituati ad avere tante novità e tanti gruppi nuovi. Quest'anno quali saranno le nazioni coinvolte? Avremo chiaramente la Cava dei Tirreni con gli sbandieratori, poi ci sarà la Grecia, il Timor Est, poi avremo l'Ecuador e avremo la Thailandia, un bellissimo gruppo proveniente dalla Thailandia. Il festival ormai ha sposato da tempo una torre per la pace? Certo, il premio che portiamo avanti con questo premio Torre della Pace, quest'anno verrà premiato il giornalista della RAI Sandro Petroni, scusate non mi viene in mente la parola, e soprattutto poi continueremo questo progetto con le nazioni che intervengono al nostro festival per la costruzione della pace in modo che possa essere una cosa, un continuo che parte da Cava e che possa raggiungere un po' tutte le nazioni che partecipano a questo nostro festival.